Ho trasmesso alla cittadella gli aggiornamenti sulla missione, comandante. Confermano l'invio dei rinforzi. L'ambasciatore Udina vuole che facciamo rapporto alla cittadella. Il consiglio sta preparando una flotta congiunta per affrontare Saren e i suoi Geth. Sapevo che sarebbe successo. Torniamo alla cittadella, Joker. Voglio la Normandy alla guida di quella flotta. Sì, signore. Ottimo lavoro, Shepard. Grazie a lei, il Consiglio interverrà contro Saren, finalmente. L'ambasciatore ha ragione. Se Saren si azzarderà ad attaccare la cittadella, come sostiene lei, saremo pronti ad affrontarlo. Ora tutti i portali che collegano lo spazio della cittadella ai sistemi Terminus sono strettamente sorvegliati. Pensate che questo basterà a fermarlo? Ora si trova su Ilos, in cerca del condotto. Dovete impedirgli di trovarlo. Ilos è accessibile solo passando dal portale Mu, nel territorio dei sistemi Terminus, comandante. Inviando una flotta laggiù, rischieremmo di scatenare una guerra su vasta scala. Dobbiamo muoverci con discrezione, comandante. Saren era pericoloso perché poteva agire in completa segretezza. Ora è allo scoperto. Non è più una minaccia. È finita. Una singola nave nei sistemi Terminus non sarà considerato un atto di guerra. Sarò molto prudente. Ha fatto esplodere un'arma nucleare su Virmair. Questa non la chiamerei affatto prudenza. Il tuo stile è stato molto efficace nella fascia, comandante. Questo lo riconosciamo. Ma Ilos richiede un intervento più delicato. Abbiamo la situazione sotto controllo. Il condotto sarà un'arma molto più pericolosa della segretezza. Saren è un maestro dell'inganno. Il condotto serve solo a distrarci dal suo vero piano: attaccare la cittadella. Se Saren trova quel condotto, per noi sarà la fine. Dobbiamo andare su Ilos. Ambasciatore Udina, temo che il comandante Shepard non sia disposto a cedere. Questa situazione ha importanti risvolti politici, Shepard. Grazie a lei l'umanità ha ottenuto molto. Ma questo suo comportamento rischia di diventare un problema. Bastardo! Ci sta tradendo! Questa è politica, comandante. Lei ha fatto il suo lavoro, ora mi lasci fare il mio. Abbiamo bloccato tutti i sistemi primari della Normandy. Non potrà decollare fino a nuovo ordine. È impazzito, per caso? Dopo tutto quello che ho passato, ancora non mi crede. Credo che lei e la sua squadra dobbiate andarvene, comandante. Ora sarà il Consiglio a gestire direttamente questa crisi. Con il mio aiuto, ovviamente. Comandante, Shepard, non riesco a credere a ciò che ti hanno fatto. Mi dispiace così tanto. Non è stata colpa tua. Non è giusto. Hai fatto tutto quello che volevano e anche di più. Nessun altro ci sarebbe riuscito. Il Consiglio ti deve tutto. Tutto. E invece cosa fanno? Ti sollevano dal comando e bloccano la Normandy. Mentre se ne stanno lì seduti, Saren sta esplorando Ilos in cerca del condotto. E non appena l'avrà trovato, noi moriremo. Forse potremmo fare appello, spingerli a rivedere la loro decisione. Ho provato di tutto, credimi, ma non mi vogliono ascoltare. E allora che fai? Te ne vai come se niente fosse? Ti arrendi e condanni la galassia all'estinzione? Per adesso siamo fuori dai giochi, ma troverò un modo per rientrarci. Io credo in te, Shepard. Sono pronta a seguirti, qualunque cosa farai. Chiedo scusa, comandante. Ho ricevuto un messaggio dal capitano Anderson. Che cosa vuole? Ha detto di raggiungerlo in quel club negli agglomerati, il Flux. Penso proprio che dovresti incontrarlo.
Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Dopo anni di difficoltà finanziarie, la Exogeni ha annunciato che la sua colonia di ricerca su Pheros sta producendo i primi profitti. Una serie di nuove scoperte e il grande sforzo... Comandante Shepard? Sono Kalisa Bin Sinan al-Gilani di Westerland News. Risponderebbe a qualche domanda per i nostri telespettatori? Che genere di domande? La gente a casa ha sentito raccontare molte storie su di lei, comandante. Io posso darle la possibilità di esporre il suo punto di vista. Cosa mi dice, allora? Per me va bene, a patto che sia chiaro che ad alcune domande potrei non rispondere. Sono certa che i nostri telespettatori capiranno. Sono ormai 26 anni che gli umani cercano di ottenere il rispetto della comunità galattica. Detto questo, che cosa si prova a essere il primo spettro appartenente alla specie umana? Gli spettri rappresentano il meglio di ogni specie della galassia. Farne parte per me è un grande onore. Secondo alcuni, la sua nomina da parte della cittadella è stata come lanciare un osso agli umani. Ha mai incontrato una situazione nella quale la cittadella le ha chiesto di anteporre i suoi bisogni a quelli della Terra? Il Consiglio ha a cuore le sorti dell'intera comunità galattica, comunità della quale ora facciamo parte. I nostri bisogni sono tenuti in considerazione, ma siamo una specie fra molte. Lei ci crede veramente, è così? Lei ha ricevuto il comando di un'avanzata nave da guerra umana. Ci vuole dire qualcosa a riguardo? In realtà la Normandy è stata sviluppata da ingegneri umani e Turian insieme. Nel suo progetto sono presenti molte innovazioni, ma temo che siano tutte coperte da segreto. Quindi i Turian sono a conoscenza di dettagli della Normandy che sono tenuti nascosti dall'Alleanza? Pensa che sia stato giusto consegnare la più avanzata nave da guerra della Terra alla cittadella? Non mi risulta che sia stata consegnata a qualcuno. Sono io il comandante e mi sembra di far parte della specie umana. Lo stesso discorso vale per il mio equipaggio. Specie umana, certo. Ma ora lei lavora per la cittadella, comandante. A proposito del suo nuovo incarico, il Consiglio le ha ordinato di sabotare le ricerche umane su Noveria? Il Consiglio non c'entra niente. Si è verificato un incidente nei laboratori della Binary Helix. Non posso dire altro per proteggere il diritto alla riservatezza dell'azienda. Una rivelazione sorprendente, comandante. Dalla Binary Helix fino a oggi non eravamo riusciti a ottenere che il silenzio. Considerate le sue recenti esperienze. Pensa che la specie umana otterrà mai il rispetto che merita dalla comunità galattica? Il rispetto è una cosa buffa. La gente pensa sempre che sia dovuto, mentre invece va guadagnato. E io credo che sapremo guadagnarcelo. Lei ha degli ideali, comandante. E sono ideali sinceri. Spero che abbia ragione. Un'ultima domanda, comandante. Qualcuno dice che lei sta dando la caccia a uno spettro disertore di nome Saren. Vuole commentare la cosa? Saren ha fomentato l'attacco contro la nostra colonia di Eden Prime. Una volta provato il suo coinvolgimento al Consiglio, ho ricevuto l'incarico di catturarlo. Questo è sorprendente, comandante. La versione ufficiale afferma che l'assalto a Eden Prime è stato opera di sintetici ribelli. Buona fortuna per la sua missione. Grazie per il suo tempo, comandante Shepard. È incredibile che queste cose possano succedere alla luce del sole. È vero, anche l'agente SSC ha detto che i crimini violenti sono aumentati molto da questa parte. E ti ha detto perché? No, ha cercato di capire. Ehi, benvenuto al Flux.
Finalmente sei arrivato, Shepard. Ho sentito cos'è successo. Mi hanno messo fuori gioco, come quando l'hanno costretta a rinunciare alla Normandy. Lo so, mi dispiace. Avrei voluto avvisarti, ma non c'era modo di mandarti un messaggio prima che attraccassi. So che adesso vorresti spaccare tutto, ma non devi mollare. Ora tutti pensano che questa storia sia chiusa, ma sappiamo entrambi che non è così. Devi andare su Ilos e impedire a Saren di usare il condotto. C'è solo una nave che potrebbe portarmi nei sistemi Terminus senza dare nell'occhio, ma è bloccata qui. I sistemi della Normandy sono stati bloccati dal centro di controllo della cittadella, ma revocando gli ordini dell'ambasciatore potremmo farla tornare operativa. Potrai arrivare ai sistemi Terminus ancora prima che qualcuno si accorga della tua partenza. Se rubiamo la Normandy, alla fine ci andrà di mezzo lei. E se Saren trovasse il condotto? Per la galassia sarebbe la fine. I razziatori ci distruggeranno. Umani, Asari, tutti quanti. Tu sei l'unico che può fermarlo, Shepard. Sono disposto a tutto pur di farti salire sulla Normandy e mandarti via da questa stazione. Rubare la Normandy è ammutinamento. E se l'equipaggio si rifiutasse di aiutarmi? Ora la Normandy è tua, comandante. L'equipaggio sarà pronto a seguirti in capo alla galassia. Lo sappiamo bene entrambi. Non lo dimenticherò, capitano. Glielo prometto. Posso usare un terminale del centro di controllo della cittadella per sbloccare la Normandy. Avrai solo pochi minuti per salpare prima che scatti l'allarme. Quella è un'area riservata, pattugliata da guardie armate. Come farà ad accedervi? Lasciate fare a me. Voi assicuratevi di essere sulla Normandy quando i sistemi torneranno in linea. Così si farà ammazzare. Deve esserci un'altra soluzione. L'ordine di bloccare la Normandy è stato impartito dall'ambasciatore Udina. Se riuscissi a violare il computer nel suo ufficio, forse potrei revocarlo. Di certo l'ambasciatore non resterà a guardare mentre lei userà il suo computer. Spero di non trovarlo nel suo ufficio. Altrimenti dovrò inventarmi qualcosa. L'ambasciatore gliela farà pagare cara, capitano. Verrà accusato di tradimento e condannato a morte. Non abbiamo molte alternative. Devo introdurmi nell'ufficio dell'ambasciatore oppure vedermela con le pattuglie del centro di controllo. Credo che violando il computer di Udina avremo maggiori possibilità di farcela. Speravo che lo avresti detto. L'ambasciatore non doveva metterci i bastoni tra le ruote. Pronto ad andartene da questa dannata cittadella, comandante? Sono pronto. Io mi occuperò del blocco. Tu raggiungi la Normandy e dia Joker di restare in attesa. Nella pagina dello spettacolo, Francis Kitt ha annunciato di voler dirigere l'Amleto con un cast di attori Elcor. Restate in attesa, squadra di sbarco. Decontaminazione in corso. Anderson, cosa ci fa? Io non avevo... Portaci fuori di qui, Joker! Subito!